71 anni fa gli italiani furono chiamati alle urne per decidere tra monarchia e repubblica. Dopo solo un anno dalla liberazione, dopo i lutti e gli orrori della guerra, in un'Italia diroccata, allo stremo delle forze, dove la maggior parte della popolazione viveva in povertà, il popolo italiano scelse la repubblica. Una grande prova di democrazia che mise le fondamenta della nostra civiltà, un passaggio epocale della nostra storia. Era la prima volta che tutti votavano, uomini, donne assieme, senza distinzione di ceto, estrazione sociale, economica e religiosa. Tutti, nessuno escluso, piantarono il seme della democrazia, decisero che la sovranità spettava al popolo. Una grande scelta di responsabilità sancì l'uguaglianza, l'integrazione e la libertà. Ed oggi, come allora, quei principi servono per delineare la rotta. Lo ribadisce il messaggio del Capo dello Stato ai prefetti, letto pubblicamente a Pesaro, in Piazza del Popolo, dove sono state tenute le cerimonie ufficiali celebrative della giornata del 2 giugno, festa della Repubblica. Si è cominciato alle 9.30 sotto una solata giornata con i picchetti d'onore interforze assieme alle massime cariche civili e militari che hanno reso omaggio ai caduti di tutte le guerre. E poi il saluto ufficiale del prefetto che è passato in rassegna ai militari come da cerimoniale e pronunciato il discorso commemorativo, seguito anche dalle altre cariche politiche, cittadine, provinciali e regionali. È una giornata che ci richiama ai principi della solidarietà e anche alla necessità di combattere tutti quei fenomeni che minano la convivenza civile, così come ci ha ricordato il Capo dello Stato nel messaggio rivolto a noi prefetti, dove sono state ricordate anche le popolazioni dell'Italia centrale, nel nostro caso delle Marche, colpite dagli eventi sismici. Questa giornata quindi deve servire a rinverdire sempre più i valori di solidarietà e di unità nazionale. Non è mancato il ricordo di chi a prezzo della propria vita ha fatto sì che si potesse giungere sino ai giorni nostri ed immancabile in un'Italia al cui punto 1 della Costituzione c'è il lavoro, inteso oltre che come fonte di sostentamento anche come dignità dell'essere, è un principio fondante di una moderna nazione e anche il sostegno ai più deboli è stato ricordato, l'integrazione come un doveroso pensiero anche alle migliaia e migliaia di sfollati che ancora oggi sussistono per il recente sisma nell'Italia centrale. Come all'epoca si unirono persone di diverso ceto, estrazione politica, religiosa, così adesso noi abbiamo bisogno di questa solidarietà, di questa unione. Certamente, lei ha richiamato proprio quel senso di unità e di appartenenza alla nostra nazione, alla nostra Repubblica, che in questo momento dobbiamo riscoprire sempre di più e dobbiamo coltivare anche nelle giovani generazioni.